Erano in tutto 21 donne. Però io mi sono rifatta una frase di Eleanor Roosevelt, la quale diceva che le donne sono come delle bustine di tè. Se non ci butti l'acqua bollente sopra, non sai quanto sono forti. E i nostri uomini, i nostri costituenti, ebbero la lungimiranza, l'intelligenza di far partecipare alla stesura della nostra Costituzione 21 bustine di tè. Ma a Nola, nell'amministrazione comunale, le donne sono state poche, è vero? Sono poche, però devo dire che anche a livello nazionale le donne sono poco presenti. Un grande errore. I maschilisti in Italia non mancano mai. E una donna deve lavorare il doppio per dimostrare di essere capace, mentre un uomo lavora la metà. Ma noi siamo l'altra metà del mondo, però. L'altra metà del cielo. Hai ragione, l'altra metà del cielo. Ho sbagliato a dirlo.